il successo è arrivato così, si può dire che vale anche un po' di più? No, vale sempre quello che vale, ma non è arrivato così perché è stato frutto del caso, è arrivato così alla fine perché abbiamo creato tanto e abbiamo anche sciupato altrettanto, e perché abbiamo subito un gol un po' rocambolesco, insomma, con la difesa piazzata, non avevamo mai dato opportunità. Sono contento di quello che abbiamo fatto complessivamente. Chiaro che dobbiamo crescere, è chiaro che i 15 minuti del secondo tempo in cui cambiamo l'atteggiamento abbassandoci un pochettino, questo non è un tipo di calcio che per adesso siamo in grado di interpretare, ci hanno fatto un po' abbassare i ritmi, abbiamo dato un po' di campo a loro, noi ce ne siamo presi tanto di campo quasi sempre durante la partita, però è bastato dargli un po' di campo, insomma, sono stati bravi e risoluti a pareggiarci la partita, ma non era un risultato giusto, insomma, credo che noi abbiamo fatto un'ottima gara. Poi alla prima di campionato i miglioramenti saranno evidenti, sono sensibili, però abbiamo fatto complessivamente una buona gara, una vittoria meritata, poi è venuta così, anche con questo afflato con i tifosi che è altrettanto importante. Faccio qualche considerazione. Primo tempo molto bello, soprattutto già l'organizzazione e la catena di sinistra, Nzita, Dursi, è piaciuta tanto. Poi lei ha parlato proprio di questa fase iniziale del secondo tempo dove il Pescara si è un po' abbassato e ha concesso campo. Si sa dare una spiegazione? No, in alcuni casi lo abbiamo fatto anche volutamente, però non l'abbiamo interpretato bene perché non siamo ancora bravi a giocare questo tipo di calcio. Abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo abbassati, non abbiamo dato i tempi dell'aggressione come si deve a partire dagli attaccanti, e questo ci ha fatto perdere un po' di campo, ma voglio dire, può succedere, il problema è che devi essere poi dopo più geometrico quando fai i break a ribaltare il fronte di gioco, ma stiamo andando a cercare un piccolo dettaglio che chiaramente con i ragazzi analizzeremo, però per 80 minuti la squadra mi è piaciuta tanto. Se non nel fatto, insomma, non siamo stati fortunatissimi, neanche tanto brillanti nelle conclusioni, però abbiamo costruito veramente, veramente tanto con una squadra che comunque il confronto l'ho accettato, a cui abbiamo impedito di fraseggiare, abbiamo aggredito bene, una squadra anche pericolosa perché comunque mantiene sempre tre giocatori davanti, non abbiamo dato mai nessun break tranne una o due situazioni in cui abbiamo regalato palla sul piede, ma ci siamo compattati subito. Complessivamente abbiamo fatto un'ottima gara ed è una vittoria legittima, una vittoria importante, perché poi quando si vince è sempre importante, però è un inizio, andiamo avanti. Faccio le ultime due domande. L'importanza della panchina, intendo i cambi, soprattutto Marilungo e Ferrari hanno dato tanta intensità e tanta qualità. Lei ieri, e chiudo, aveva detto in conferenza, con Galano ha parlato e si sta allenando bene dopo aver saltato una parte della preparazione con noi. Neanche qualche minuto, è cambiato qualcosa in queste 24 ore? È solo una scelta tecnica? No, non è cambiato nulla, negli ultimi giorni ho avuto un piccolo fastidio per cui non era al 100%. Non c'entra nulla, e quindi ho preferito non rischiarlo. Ha fatto un'ottima partita, essendo la prima anche Chiarella, che è un ragazzo giovane che c'ha qualità, poi gli altri... I cambi, bravo, ha detto una cosa importante, lei, mi sono piaciuti come sono entrati quelli davanti, Ferrari, mi è piaciuto la determinazione, il furore agonistico che ha messo in campo e la grande voglia, assieme alle qualità di Marilungo che ha messo in campo anche le stesse cose, di Bosic. Come ho detto prima, c'è bisogno di tutti nel corso di un campionato per vincere le partite. Io, come vi ho detto in questi giorni, no, non abbandonerò mai nessuno. Qui c'è un gruppo di giocatori che nessuno è titolare, nessuno è riserva. Abbiamo un obiettivo comune, questo è. Ribadisco quello che ho detto in questi giorni. Proprio in chiusura, mi dà un voto all'esordio del suo Pescara in campionato? Avrei dato 7,5 se tolto quei 10 minuti e tolti anche, insomma, la quantità industriale di palle gol che abbiamo sbagliato, tenendo in bilico una partita, che poi il calcio è così. Però bene, complessivamente, questa è la strada giusta.